weekend fuori porta. Qui Franci sta guidando, i bimbi dietro sono vestiti uguali oggi. A parte che Raffa sembra che si stia addormentando. Sta vomitando, sta proprio vomitando. Speriamo di no, adesso chiude gli occhi, è sciocchino. Comunque, abbiamo questo, vediamo che magari diminuisco la luminosità, perché altrimenti io sembro un fantasma. Sei un fantasma. No dai. Ciao! Come stai? Bene, ecco, ok. E stiamo andando dai nostri amici e faremo questo picnic nell'erba. Ho portato anche l'antizanzare, che vabbè, che non dovrebbe servire, mi appoggio. Facciamo il picnic, Raffa? Come Peppa? Peppa faceva il picnic? Sì. E come Peppa? Allora facciamo il picnic come Peppa. E ho comprato delle cosine per i bimbi in cartoleria, ma gli ho detto io non so. Aspetta che forse la dovrei appoggiare, cerco di appoggiare il braccio, ma ho preso delle cosine in cartoleria per i bimbi. E ovviamente Samuele e Raffaele uguali Sami, perché così almeno non si litiga. Poi adesso c'è la fase del ho comprato per me e quindi lo voglio anch'io, e adesso siamo nel buio più totale perché siamo entrati in una galleria, e quindi ce l'ho così, però lo voglio uguale al tuo, insomma, quindi uguali, cose uguali, mentre per le bimbe ovviamente sono due femminucce e non sono uguali, ma vabbè. E niente, quindi li apriremo su, mi sa che non si vede per niente bene questo pezzo perché c'è veramente buio, vero Franci? Ma sì, non fa niente. E niente, andiamo, vi faccio vedere quando arriviamo. Io sempre con il mio braccio che traballa, ma siamo quasi arrivati. I nostri amici hanno detto che sono andati su a vedere un agriturismo per domani a pranzo, che nel caso pranziamo lì. Siamo praticamente ai piedi del Monte Rosa, bellissimo. Io amo questi posti e veramente, cioè, mi sanno di pace. Mamma che bello, ci sono delle case stupende, tutte fatte in pietra. Adesso magari appena ci fermiamo faccio una ripresa un po' più decente. Eh sì, bellissimo. E che bello quel cavallo là. Videochiamata persa. È la Fra ha chiamato? Adesso arriviamo, ragazzi. Forse riusciamo a raggiungerle. Dobbiamo camminare un pochino. Qui c'è l'aria, c'è un sole fortissimo e c'è un paesaggio stupendo. Meglio che c'è l'aria. Ma quelli non sono. No, non sono loro. Due. Sì. Adesso vediamo. Dovremmo vederli. Tra poco dobbiamo, hanno detto che dobbiamo arrivare all'altro parcheggio. Vedi la manina, Raffa, o cammini tu? Cammini? Dobbiamo arrivare all'altro parcheggio. Sì, bellina, quello di Peppa. Fai il picnic come quello di Peppa? Adesso lui continua a dire la stessa cosa. Cos'è cosa? Sulla tua mano? Andiamo allora, Tatino. Che bello. Stai contando, Raffaele? C'è un altro cavallo? Com'è che fanno, Raffaele? Com'è che fanno? Ah sì? Ah. Eh sì, fanno così i cavalli. Ah sì, gli hanno portato da mangiare delle verdure.
Noi abbiamo portato la stuoia anche addosso, sai, i franci. Qui è così. C'è una bellissima funivia. Mamma mia, che bello, la funivia che sale. Mamma, che bello. Sta salendo, cos'è? Forse? Forse c'era il telo e hanno messo lì la piscina. Ah, interrata? Eh sì. Papi, guarda. Raffa, vuoi la felpina? Adesso quando ci fermiamo, sì, mentre mangiamo, sì. Andiamo. No, la sai, tutta dritta. Guarda che sta arrivando di corsa la Bea per venire a salutarti. Topino. Chiama, chiamala, Raffa. Chiamala, Bea. È là che corre. E loro sono laggiù, adesso arrivano. E si vergogna il Raffa adesso. Ciao Bea, corri! No. Eccola! E adesso ti allontani? Vieni, dammi un bacio! Ti dico che ti ho preso le cosine. Sì, dopo facciamo una sorpresa. Dai, Franci non vuole camminare. Ciao, Franci. Vai che parte con la Twink. Va. Ciao Mati. Ciao Salva. Alla Francia ha detto che domani andiamo a mangiare dove? Là. La bandiera dell'Italia. Là sopra. Sammy, però dillo quando non ce la fai più. Ma tieni là. Porco Dio, vediamo se ci sta qua. Che invenzione, portafoglio qua dentro, no? È bello? C'è lì il portafoglio, la possibilità del portafoglio. Raffa, guarda dove ci sediamo a fare il picnic. Là avanti, ci sono i tavoli per fare il picnic. Oh signor, che bello! Sì, stai attento e sali bene le scalette. Sento. Vediamo. Vediamo. E via! Quella! Eh sì, è una moto, è vero! Allora, antipastino della Franci. Cos'è che hai preso tu, Salva? Battuta al coltello di manzo. Ah, di manzo. Qui è la pasta a sugo del Raffa. Qui c'è Samu, French, cos'è che hai preso? Buono! Te l'ha messo dentro anche il fico! Sono un fico, non sono un fico. Com'è? Io ne voglio assaggiare uno anch'io. Dopo ti mangi la pasta. Ma ti mangiano la botte con qualcosa. Perché dopo non ti raggiungi. Ma non lo finisce. Ah, ok, Sami. Samu, questo è pieno, essendo la pasta non ti fermo la mamma, che buono! Mangia il mio affo. Mamma, che buono. Dopo l'anno cosa c'è? Adesso Simona arriva la Stefania. Pasta. Bea. Ciao. Simona, Stefania. Sabrina. Sami, tu? Pasta al ragù? A ragù di cinghiale, ma non glielo possiamo dire. Franci, tu cosa hai preso?
polenta e formaggio. No, aspetta. Sai che sono gnocchi? Gnocchi. Sono gnocchi alla ossolana di bava, dico. Ah, alla bava, non so di cosa. Ma questo è il nuovo video su Incalana. Sì. Se tu non la smetti. Eh no, per lui, è come Samu che si fa così. Oh, bava o sbava? Franci, devo rifare. Aspetta, Fra. Mamma mia. Franci, che cos'è? Sono? No, gli vengo a ridere perché... La ossolana alla bava con bava, con bava di lumaca, con bava di lumaca, più buone. Tu Salva? Tagliata di mangio. E lui? Ho usato la sedia. Tagliata mi ci piace tagliare. Perché tagliata c'è la macchinetta della verità. Manzo, bravo. Okay. Manzo perché rimangio. E Franci? Io ho fritto di calamari, ma in realtà ci sono perché dei polipi adesso. Io lo vado a dire. Lui pensava di essere la rizza e io invece ho preso la pulenta con i funghi porcini. Che belli si mamma mia. E vi faccio vedere in tutto ciò. Oddio mio, mi sta crollando la fotocamera. Allora, qua ci sono i bimbi che giocano. E Rafa che si è addormentato. Tipo così. Così almeno possiamo mangiare tutti con calma. Il piattamento qua. Sì, veramente. Il piattamento con ravanello che fa paura. Com'è, Franci? Funghi vuoi, qui c'è sto ravanello che vuoi. Adesso lo assaggio io. Raffaele? No, non è la nostra, è questa, ho trovato qua aperta. E ovviamente ci sei infilato. Adesso, qui c'è Franci, ciao Franci. Là ci sono la Bea e Sam che stanno giocando e noi praticamente oggi dobbiamo andare, forse ve l'avevo già detto, comunque lì sopra a mangiare. Quindi, ora che ora è? Sono le 10:30? Saranno quasi le 11, quindi tra poco dobbiamo incamminarci per salire e andare là sopra a mangiare. Oggi c'è un sole splendido, vi faccio vedere di qua. Che spettacolo, questo è il Monte Rosa. E oggi ci sono anche poche nuvole. C'è un sole splendido, un cielo limpidissimo. Vieni che e fa anche caldo al sole. Col volante, papà, è sempre stato il mio sogno. E il tuo sogno è l'ape, Franci? È stato il mio sogno. Comprarla. E là ci sono la Franci, Salva e la piccolina. Andiamo, Raffa? Come andiamo. C'è da notare le sedie super stilose. Vero? La Franci, bellissima. Salva. E mio Franci, l'altro Franci che qui è un problema fra Franci. Ciao Maiti! La Maiti Riccellina bella. Adesso siamo pronti per salire? Yuhuu! Ora Raffa che si sta lanciando. Tour! Plan tour! Ma più che altro col fiatone in sottofondo mio. Allora, Franci? Mamma, cioè io sto morendo. Comunque, Salva, si vede che sono fuori allenamento. La Franci là davanti con il Samu, la Bea che sono bravissimi, che vanno velocissimi. E Franci, poverino, con il Raffa in braccio. E Salva con il suo zaino, quello della Stocchi, è vero? Bellissimo, comodissimo. Pubblicizzo, sì. Della Stock. Quello che fa le sedie ergonomiche. Bravissimo. Quello. Comunque qua. Paesaggio così. C'è una parte in ombra. Oggi fa caldissimo, c'è il sole. E saliamo. Saliamo, saliamo, saliamo. Ma lì è morto qualcuno? Oh signor. Hai letto mezz'ora. È morto qualcuno? Andiamo. Andiamo, andiamo. Vabbè, vai su. Bravo Raffa! Vedi che se usi il cervello? Cervello! Cacchino! Cacchino! Cagliù! Camme! Cagliù! Parole a casa! Poi? E poi guardate giù! Siamo Cadiamo. Già in alto! Cadiamo. No, ecco, ospedale! Meglio di no. È arrivata l'Aquila Reale! Il nene ce l'abbiamo fatta! Franci ce l'abbiamo fatta,
qua, adesso facciamo qui. Un po' vicino. Twinkle! Adesso vediamo da qui il paesaggio. Boing! Anch'io sarei al sole, grazie. Allora, perché noi vogliamo abbronzarci. Questo sarà il nostro tavolo di oggi. Che bello là, bellissimo. Si è arrabbiato il Bau. Si è arrabbiato il Bau, sì. E qua. Anzi, facciamo che? Facciamo la ripresa di là. Di là. Avete visto come siamo in alto, ragazzi? No? Mamma, che bello. È così bellissimo. Bell'arietta freschina. Bello. Allora, Salve, è arrivato tagliere di salumi. Qua è arrivato il Barbera, un po' di Barbera. Cin cin! La Mati cosa mangia? E prosciutto, la Bresaola stai mangiando? Sì. Ma perché è arrivato prima i grandi? Il tagliere? No, è il tagliere, perché il tagliere è già pronto praticamente. Loro lo devono solo affettare. E adesso vedrai che arriverà anche quello di formaggi, di sicuro, che ha preso Franci. Allora, qui manca la polenta, del Franci, Samu, la pasta bianca, la Franci, come Salva, hanno preso la polenta col cervo. Qui abbiamo invece... Tieni, la mangi tu, bravissimo. L'hanno messo sopra la polenta con e io invece la polenta con i bruschett. E Franci gli manca ancora la polenta col formaggio fuso. È caduto? Adesso lo vado a raccogliere. Lo raccolgo, Sono veloci. Mamma, che faccia. Oh, Elena che sta mangiando la crostata con? Le mirtille. E Raffa dov'è? Sta dormendo. Ma si è addormentato davvero? Sì. Ecco la coppia. La coppia che scoppia. La coppia dell'anno. Salva? Sono lì tra i 10 e ora è giunto il momento di tornare a casa. A me piacciono tantissimo queste località così montane. Dimmi, amore. La Bea è Samu, sì. Il Samu è qua e la Bea è andata con la sua mamma e col suo papà. Sì, è andata a casa. Tristemente a casa. Cioè, no, dai, va bene, io sono contento di tornare a casa, Ma sì, diciamo che non è che uno sta male quando deve tornare a casa, ecco, perché comunque se uno ci sta bene a casa propria è sempre un piacere tornare. Diciamo che sono stati 2 giorni, un weekend bellissimo. Ma andavamo sul sicuro, ecco. I bambini si sono divertiti, qua è un posto meraviglioso e sono convinta che torneremo. Io vi voglio intanto parlare, intanto che vi faccio una ripresa, perché secondo me ci sono proprio queste casette così, Monte Rosa, Residence Hotel, che sono davvero bellissime. Oggi abbiamo mangiato a 2400 metri quasi. Oggi sì, eravamo a 2400 metri di altezza. Quindi c'era freschino all'ombra e un sole fortissimo. Paesaggio stupendo, abbiamo mangiato benissimo. A parte che anche ieri sera abbiamo mangiato molto bene. Abbiamo mangiato benissimo, una crostata con i mirtilli stupenda, buonissima. Però a me piacciono proprio questi paesaggi perché
cioè guardate che cosa non è questa casetta così tutta in pietra. Il mio sogno adesso, c'è il vetro della macchina che è un po' sporco, ma fa niente, e che non si vede benissimo. Dobbiamo lavare? Prova, ma mi sa che forse poi è peggio. Vabbè, vediamo. No, bravo. Il mio sogno, stavo dicendo, vi dirò, è quello di avere una casetta come eremita proprio in montagna, in un posto dove sia bello d'inverno, quindi i bambini possano divertirsi, con tanta neve, ed estate che si possano fare passeggiate. Ecco, quello è sempre stato un po' il mio sogno. Più che la casa al mare, devo essere sincera, la cosa che ho sempre desiderato è una casetta in questi posti così proprio, e in cui stacchi con la testa da tutto, perché questi sono dei posti dove stacchi completamente, non c'è magari l'agitazione tra virgolette del mare, che però ovviamente è tutta in euforia, in movimento. Qua è proprio tutto immerso nel verde, quindi natura a 360 gradi, e poi guardate che roba. Poi questi posti secondo me hanno proprio il culto anche dei fiori sui balconi, quindi qui i cavalli, cioè bellissimo, io trovo bellissimissimo. Tenute con amore, perché poi si percepisce. Qui a me piace tantissimo l'accostamento della pietra con il legno, guardate questa, cioè cosa non è? No, bellissime qua, queste di pietra così, con tutti, sono tutti gerani poi hanno, e qua stanno benissimo i gerani. Donne, surfigne. Eh sì, anche le surfigne. No, è davvero, davvero splendido. Qui c'è una fontanella. E niente, adesso torneremo a Milano dalla nostra Daisy, che abbiamo lasciato a Milano anche questo weekend con la nonna, e così utilizziamo, la nonna è a casa e mi ha già scritto che ha lavato il pavimento, ha sistemato, mi ha anche stirato i panni, quindi ottimo. Ci prepara anche la cena? Ci ha preparato anche da mangiare per qualche giorno. Non c'ho per nulla. Non hai per niente fame, vero? Lo so, abbiamo mangiato tanto, anche io sono bella piena. Raffa, guarda la strada davanti, anzi aspetta, stop, che ti metti i braccialetti. Ah giusto, adesso tappa braccialetti, perché noi abbiamo i braccialetti del Raffa, che sono i braccialetti antivomito, almeno cerchiamo di tamponare un po'. E niente, io vi direi che vi posso salutare in questa maniera, e adesso vediamo se magari, no, adesso siamo di schiena rispetto al Monte Rosa, quindi ce l'abbiamo alle spalle, possiamo andare. E niente, io vi saluto, siamo stati insieme anche in questo weekend, quindi ho portato dietro la fotocamera per immortalare insomma qualche momento. Guardate che bello. E da queste montagne stupende, chissà com'è il paesaggio poi in inverno pieno di neve. Sì, bellissimo. Lo vedremo anche quest'inverno. Sì, lo vedremo, anche perché abbiamo visto che c'è un hotel proprio verso il centro con la zona wellness, che è bellissimo. Visto che io non scio, perché ho da sempre problemi ad un ginocchio, quindi assolutamente non mi metto neanche adesso a provare a mettermi gli sci, e ma sinceramente utilizzerei la parte wellness, quindi mentre magari loro sono a sciare, usare il bob. Il bob sì, l'ho sempre fatto il bob, è vero. Però una zona wellness anche di ritorno dalle piste da sci non è male. Niente, vi salutiamo. Ciao. Ciao. Ciao.